Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non date le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano». Come per entrare in città bisognava misurarsi con l'unica porta stretta rimasta aperta, così quella del cristiano è una vita a misura di Cristo, fondata e modellata su di Lui. Significa che il metro di misura è Gesù e il suo Vangelo, non quello che pensiamo noi, ma quello che ci dice Lui. E allora si tratta di una porta stretta non perché sia destinata a pochi, no, ma perché essere di Gesù significa seguirlo, impegnare la vita nell'amore, nel servizio e nel dono di sé, come ha fatto Lui, che è passato per la porta stretta della croce. Pensiamo, per essere concreti, ai gesti quotidiani di amore che portiamo avanti con fatica. Pensiamo ai genitori che si dedicano ai figli facendo sacrifici e rinunciando al tempo di se stessi. È una porta aperta di Lui, la porta stretta, aperta. Pensiamo a coloro che si occupano degli altri e non solo dei propri interessi. Quanta gente è così buona. Pensiamo a chi spende il servizio degli anziani, dei più poveri, dei più fragili. Pensiamo a chi va avanti a lavorare con impegno, sopportando disagi e magari incomprensioni. Pensiamo a chi soffre a motivo della fede, ma continua a pregare e ad amare. Pensiamo a quanti, anziché seguire i propri istinti, rispondono al male con il bene, trovano la forza di perdonare e il coraggio di ricominciare. Noi da che parte vogliamo stare? Preferiamo la strada facile del pensare solo a noi stessi? O scegliamo la porta stretta del Vangelo, che mette in crisi i nostri egoismi, ma ci rende capaci di accogliere la vita vera che viene da Dio e ci fa felici? Da che parte stiamo?